dire che in realtà è adatto, perché segue esattamente quello che è la legge universale. Il nostro modo per capire la legge universale è solo uno, la gravità. Il peso è su un piede, non viene da sé, è tutto il contrario, vedete che sta così. Come fai a fidarti? Da cosa dipende la fiducia? Tempo. Quindi tu ti puoi fidare di chi mantiene la parola, non di chi ti dà la parola, ma di chi la mantiene. Quello che non ti dà, ti leva. Perché non c'è un rapporto con la fisicità. Il fatto che non abbiamo perso il rapporto con la terra, con la vera, che devi zappare, devi fare, cioè la concretezza. Bravissimo. E la risultante. Cioè, che capisci che nulla può essere automatico. La migliore condizione per poter cambiare è quella di poter sbagliare. Quella di poter sbagliare è quella di poter tornare indietro. Ma se tu ti tagli tutti i ponti con indietro, non ci puoi più tornare indietro. Come fai a stare in alto che ti sei rovinato per tutto? Cosa intendi però tagliare i ponti con indietro o puoi stare passato. Indietro? Visionari. Non riesco a... Fai un esempio. No, vuol dire che tu costruisci te stesso, il tuo futuro sul tuo passato, ma non da vittima, ma con la forza. Ma se lei non ha più possibilità di andare indietro, in realtà non c'è neanche più il slancio per andare avanti. Tu invece hai una percezione della stabilità che è completamente diversa, che tu pensi di capire quando è che sei stabile. Sei tu che devi dire tutto. Bravo. Primo livello è quello che noi ci rendiamo conto di quello che esprimiamo fisicamente. Poi incominciamo con il secondo livello è proprio la fiducia, che già ovviamente tu le basi ce le metti sempre, perché comunque una volta che tu hai la relazione con te stesso stai instaurando il linguaggio, una volta che tu hai instaurato un linguaggio congruo riesci a comunicare con l'altro e quindi instaurare dei rapporti di fiducia. L'ultimo, poi il terzo livello, è quello dell'empatia, sì. Ma ci devi arrivare gradualmente, perché se no non ci capiamo, cioè tu non puoi pretendere la fiducia. Andare. Ok, ora fai così, Tommaso, metti una mano dietro la testa, anche l'altra. Ah, hai bisogno delle mani. Poco. Vai, hop. Io ti spiego un attimo. Sei arrivato! Sì! Sì!